Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ti è passato di dire voglio dargliela a Rubino? No, perché è tutto serio per poi dirmi questo? No, comunque no. No, a me è passato di dire no. Come fa tutto concentrato, mi aspettavo chissà quale domanda. Credo sia reciproca la cosa, cioè non c'è mai stato. Anche che domani la professoressa vi chiama di brutto. No, non fare così, poverini. No, lo dico. Ah, lo sai che io sabato suono al Barrios? No, questo venerdì. Suono, qui faccio il DJ set, no? Sì, mi segni, anche io vorrei fare tu. Io ho la console a casa. Venerdì viene anche tu al Barrios. Veramente? Venerdì sì, poi sì, io fino a domenica ci sono. Vengo, andiamo a fare casino. Bello, che bello. Dai, bene, bene. Ciao, bene. Raga. Ciao ragazzi, dai, ciao David. Ciao. Ma chissà cosa. Ma David comunque è un personaggio veramente particolare. Ciao Valentina. È un personaggio veramente particolare, David. Grazie, Mish Flame. Grazie Flavio, grazie Gerard Messi, grazie mille. Grazie mille. Ecco Valentina, se vuoi farmi un piacere, portami delle hits. Perché non ho più niente. Ho perso l'Icos, ho perso tutto, non ho più niente. Cioè, sono disperato, sto proprio male. Sto veramente male in culo, grazie a pupazzi sono... Eh sì! Ma io non pensavo che stessi mettendo la lingua! Eh sì, era così! Ma no, ma non ho mai fatto questo... Ma minchia, che disagio! Troppo, diciamo così, no! Porca vacca! No! Minchia, non pensavo... Però significa che siamo tipo telepatici e facciamo la stessa cosa! Ma io non volevo! Io ti ho detto, vai, faccio la gag, metto la lingua! Ma sei pure tu, eh! Pensa a te! Lo vuoi? Eh? Vuoi? Guarda, sì, volentieri, grazie. C'è un torcicollo. Assurdo. Quante sono rimaste? Non ti preoccupare, sono molto... Gero. È per me? Toro, induca il ladro a rubarmi. Mi hai tolto le parole di bocca. Il pregiudizio, sai qual è? Il pregiudizio è tipo dire il napoletano classico: se vai per strada ti ruba l'orologio. Quindi non vado per strada a Napoli con l'orologio d'oro. Allora, Ho capito. Però diciamo che forse dal busto capiscono. Vabbè, io vado, arrivo un po' più in alto. Cioè, raga, io tacchi così, eh. Quindi in realtà ti arrivo tipo così. Sì, sì. Vabbè. È molto più lungo questa situazione. Perché? Ma no, spingiatissimo, non so perché. No, è tranquilla. Ma allora, comunque mi perdonate. No, dai, è stato, diciamo. Ma come fai? Cioè, ma io. Allora, perché adesso. Sappi che io non so niente di questa cosa qua, ok? Niente. Quindi se dico qualcosa tipo di grave. Ma Vez, che cazzo ridi? Ma stai facendo, Vez? Che cazzo andò questo? No, ma cosa stai facendo? Tu sei proprio un deficiente. Tu, porco due, c'hai le noccioline in testa, porco. Ma tu sei un cretino. Io ho sempre detto. Tu devi andare a fare i comizi con cosa là, con quella Salvini. della droga. Vabbè. Ma senti, Cristina, allora non ho capito cosa è successo. Ma dai, no, ma Matteo, tu, Matilda con la A, cioè noi tipo ci conosciamo da, boh, ma tipo 10 anni, cioè non siamo mai stati, no, forse eravamo anche amici, ci ho mai provato sì, con sì, te, no? Sì, ma siamo anche insieme. Beh dai, è un'ottima carriera, è bello, insomma. Adesso stai qua per prendere 2 views da Greenbound, giusto? Così almeno No. Quindi tu non sai neanche più guidare. Fai solo guida. Devi fare scuola guida? Mi vuoi fare scuola guida? Va bene, dopo se vuoi ti faccio guidare la macchina al cambio automatico. Meglio, top. Beh, grazie, non a me, segnare. Ma a me impanicava cambiare le marce quello. Beh, ma cambiare le marce in realtà è. Perché ha fatto la roba del cazzo? Ho capito anch'io. Cioè, non l'ho fatto volendo, però. Hai spaccato lì, te lo giuro, mi ha fatto morire. Ho detto, questo non ne capisce un cazzo. Però calma. Ok. Meno okay. Cattivo.
meno cattiva. Sto scherzando, no, okay. Ma vai tranquilla, non vabbè, ci sono. Vabbè, cosa ne pensi? Allora. Ma per me è una puttanata, però. Ma dai, magari una stile. Ma no, no. Ma no. Ma ce l'hai ancora, Vittoria? Fallo vedere. Ma tu vedi che io ce l'ho ancora. Due? Tengo pure io. Noi due. Noi due. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. No, se... Oh, crashati tutti. Facciamo viene a cena, facciamo una cena romantica in live. Vuoi fare una cena con me? Sì, ora ancora di più. Lo facciamo? sì, andiamo. Però apri tu. Sì, certo. No, ma ok, certo. E posso scegliere il posto. E no, perché deve esserci la connessione internet buona, quindi devo sentirlo io. Ok, va bene. Ok, allora scegli tu. Ma e hai gusti particolari? No. Ok, va bene, allora la organizziamo, ti faccio sapere. Va bene, bene. Oh, lamentela che ci fa proprio in testa. Sembrerebbe che sia evidente che il concetto della lamentela sottintenda che la persona che si lamenta, ok, di un fatto, non sapesse che questo fatto sarebbe successo prima che lo facesse. No, no, e in ciò consiste il fatto della lamentela. No, sì, ok, sì, no. Sì, Maria Sofia. Una persona si lamenta quando fa una cosa, problema, cioè quando gli strumenti della luce devono scappare. Ah, ok. Calcola che sono 11:20. No, hai ragione, l'orario è veramente irrisorio. No, è vero, non c'è proprio ragione. No, non per me, né per, però per i ragazzi della cucina mi uccidono. Ok, mi affagano. Ok, due minuti riesci? Fai tranquillo. Grazie davvero, davvero grazie. Ok, ci siamo. Carico un attimo. Buon dolce. Grazie davvero. Ciao. Ha perso ormai. Non lo so, se voi ci abbracciamo forte e ci diciamo che ci vogliamo bene. Quel treno, dai, mi sembra ancora. Ci penserò. Ma basta questo ci penserò, mica se i miei genitori quando andavano all'Uniero a comprare i regali per me e ogni volta dicevano, ma sì, ci pensiamo, io dicevo, ma io voglio adesso! Cioè, basta, ma io ti giuro, oh no, dimmelo. Non ho capito un cazzo. Sai perché? Perché comunque per questa cosa ti stai spaccando. Sì, sono sketchy, cioè sono sketch. Tu sei sketch, cioè insulti la gente però sei sketch, cioè stai spaccando per questo. Ma cosa vuol dire sketch? Non ho capito, qualcuno mi può un attimo illuminare su sta roba? Sketch è tipo... Sì, ragazzi, prego. Sketch è tipo... No, invece è scherzo, cioè... Sketch è tipo... Cosa mi storpa anche parte così? Vabbè... Non ho capito. No, è una roba che non lo tirando. Vabbè, bello. Ma tanto posso girarla anche da qua? No, si può. Ah, vabbè. Non dico quello. Va bene, vuoi salutare qualcuno? Anzi, non è che... Partiamo dal fatto, esatto, che non è così semplice, cioè, nel senso, io comunque sono uscita da una relazione di 2 anni, quindi... Cosa che fai così? Chi, io? No, il Vez. No, è che mi manca. Cosa sono quei due? Ti manca? No, mi manca. Mi manca, cazzo. No, beh, ma... Anche a me un po' manca, però vabbè, si può anche aspettare. No. Grazie Antonio Resta, grazie Zaptos, grazie The Real Grass. Io non so se ci verrà. Non so se ci verrà cena Coq. Boh. Io l'ho organizzata per domenica. Manca solo la sua conferma, quindi. Berta c'è. Berta ha già detto che c'è. Io vorrei che ci fosse anche Coq. E voi mi direte, vuoi che ci sia Coq perché ci tiene a Coq o per il content? Io dico. Ovviamente per il content.
Cock! Ma stai pure a casa, me frega un cazzo che vieni! Capelli azzurri di sta minchia! Grazie Zurito, grazie Valeria, grazie balla sudata. Ho sbagliato, ne prendo atto. Chiedo scusa.